Dai su, vieni a papà che dobbiamo fare un giretto. Dai su che ti divertirai, dai. Ma no papà, io non voglio venire. Ma dai su che ti faccio vedere tutte le bellezze di Roma. Dai, vieni, vedi che facciamo un giro insieme. Va bene. Cosa sono queste scritte qui? E a papà, siccome gli schiavi sono un po' frustrati, sono incazzati dalla loro vita da schiavo, si sfogano in questo modo, diciamo. Ma sono veramente incazzati, papà, perché? Perché, come dice qua, no? Gangsta rap made me do it. Cosa sono questi pezzi di carta buttati qui per terra? Diciamo c'è questa usanza degli schiavi di buttarli, inquinare tranquillamente perché non gliene frega niente. Papà, ma cosa sono queste scie bianche qua nel cielo? Guarda papà, non ci crederai mai, ma queste sono scie di condensazione. Papà, e quest'albero perché l'hanno tagliato? Perché, secondo te? Papà, questa cupola qua cosa contiene? Contiene merda, papà. Papà, ma cosa sono quelle cose verticali laggiù? A papà queste servono per programmare la pecora. La pecora purtroppo va programmata. Ma cosa significa programmazione, papà? Significa che tu allo schiavo gli dici di bere questo e di non pensare a niente. Gli schiavi a papà sono anche protetti da queste telecamere qua. Ecco papà, queste sono le pecore. Cioè, se tu provi a svegliare le pecore, parte subito il poliziotto, diciamo. Una specie di poliziotto a quattro zampe, diciamo. Io vorrei tipo svegliare questa pecora che ho qua vicino. Pecora! Stanno per tagliarti la testa, pecora! Svegliati, pecora! Però non è possibile perché ecco, perché la cavretta. Cavretta, stanno per tagliarti la testa, io sto cercando di dirtela, ecco, tu pensi solo a mangiare purtroppo. Ecco, antifurto. L'antifurto è sempre più loud. Louder and louder. Non oso immaginare se mi avvicino proprio lì cosa farebbe. E certo che everything sucks. Ma solo leccato un po'. Tu adesso mi stai chiedendo, ma perché papà si è preservato questo parco? E papà, devi sapere che siccome qui il terreno è molto sconnesso, sono montagne, colline, cioè è stata una zona dove diciamo il malato di mente non può portare i suoi supermercati, le sue banche. Capito com'è qua papà? È tutto diciamo in salita, è un po' difficile far passare il camion della monnezza. Hanno detto, che facciamo? Mannaggia, non possiamo sfruttare sto posto, che cosa possiamo fare? Facciamolo diventare un parco, così sembra che ci teniamo alla natura. We have two choices, this or that. La terra è in grado di generare acqua anche dal basso. Questa è una cosa che io non sapevo, però è così. Infatti quindi è molto meglio bere acqua di sorgente. Quella che bevono di solito gli schiavi è acqua che viene da sopra, cioè acqua inquinata. Papà, ma com'è quest'acqua è così pulita? È perché è una sorgente, papà, esce dalla terra. Anche gli alberi che si trovano in questo parco sono particolarmente vecchi, si vede, e nessuno li ha violentati, nel senso di andare lì con la motosega a violentarli, no? Questo pino ha fatto una brutta fine. Anche se ci sono sempre i malati di mente a papà che mettono la bomboletta, qua mettono come i cani che pisciano sull'albero, no? Lui ha messo la sua firma qua. La loro. Bastano pochi passi a papà e ci ritroviamo di nuovo nella merda. Cemento e filo spinato a papà, ti piace? Questi sono gli uomini che fanno pisciare i cani. Questa è una specie nuova di uomo che non esisteva tanto tempo fa. Pisciatori di cane. Ne abbiamo tanti qua. Tutti vanno a pisciare il cane. It's their duty. Oggi è domenica, lo schiavo non lavora. I padroni degli schiavi invece non lavorano mai, eh. Sono rari ma ci sono. Quello che facciamo noi con questi video è tentare inutilmente di dire a queste pecore di uscire fuori da questa gabbia, da questo tunnel. Cioè non di andare lì verso il buio,
dove stanno andando. Devo andare qui verso la luce, ma loro ci guardano proprio stupite, ti dicono: ma scusa, ma io qua sto così bene con telecamere protetta, mi sento al sicuro. 075 di Trenitalia, proveniente da Viterbo Porta Fiorentina e diretto a Roma Tiburtina. La scelta è ferma lui, in tutte le stazioni. La morte sicura o la libertà? Cioè, la pecora è talmente stupida che gli devono dire anche di non attraversare il binario. Cioè, fino a non molto tempo fa questa roba non c'era. Però, siccome abbiamo a che fare con la pecora, gli devi dire anche quando respirare proprio.